Bentornati a un nuovo appuntamento con Facciamo Finta Che, ci risiamo, bentrovati anche con il ritorno di un amico, Matt Martini, come stai? Ciao, ciao Gianluca e un saluto a tutto il pubblico che ci segue. Lo ricordiamo fin da subito, è la seconda volta che ci vediamo su questo canale. Vi invito fin da subito a recuperare anche la prima puntata che abbiamo fatto insieme, che ha fatto e fa molto discutere sul collegamento tra ritualistica e magia nera e le varie mafie in cui in giro per il mondo fanno sempre più parlare di loro ai noi. E questa sera proseguiamo un po' sul filone ritualistico, misteri e non solo, prendendo anche spunto da una recente pubblicazione di edizioni Aurora Boreale, che ringraziamo fin da subito, diretti dal giovane Mesbet in regia, al quale mandiamo un abbraccio, eccolo qua per poter avere anche tutte le informazioni sulla casa editrice di Nicola. E poi amici fedelissimi, veterani, abbonati, chiunque sia con noi dal giorno zero e chiunque sia invece appena arrivato, un abbraccio anche alla chat e a chi commenterà questa puntata. Matt, da dove cominciamo? Dove ci eravamo lasciati? E so che ha avuto un po' questa nuova pubblicazione, è un saggio introduttivo tuo, quindi partirei un po' da questa pubblicazione, dal tuo lavoro, dall'autrice. Prendiamola alla larga, partiamo dal principio. Beh, allora, questo è un lavoro che è stato richiesto da amico Nicola Bizzi, che è l'editore di Aurora Boreale, e che ha deciso di stampare, di ristampare in realtà, perché era uscito già negli anni 70 in Italia questo testo, che è un'opera minore, ma importante, ben fatta e merita di essere letta, di Alexandra David Neil, o meglio, David Neil, visto che solitamente abusiamo di pronuncia anglofona, ma in realtà è francofona perché era francese trapiantata in Belgio, quindi David Neil sarebbe la pronuncia esatta del nome, che è questa grande ricercatrice, viaggiatrice dello spirito, che è stata appunto Alexandra, che è nata nella seconda metà dell'Ottocento e è morta negli anni 60 all'età di 101 anni in meditazione. È stata una grande ricercatrice spirituale. È stata una delle prime, dei primi occidentali ad approdare in India, in Tibet, non in India, ma sicuramente una delle prime ad approdare in Tibet, visse anche molto in Cina e lì ha avuto modo di apprendere, avere trasmissioni anche importanti da questi ambienti iniziatici, esoterici, orientali. In particolare il buddismo tibetano a cui fu iniziata, e che erano ambienti, appunto, già la parola stessa esoterico fa a capire la selezione dei discepoli. Non si tratta di un contesto religioso come lo intendiamo noi, un contesto tecnicamente iniziatico, e a maggior ragione tenendo conto del fatto che era un occidentale, era una donna straniera, quindi tutto il pregiudizio che poteva incontrare, quindi il fatto che lei, come Madame Blavatsky, ad esempio, hanno avuto accesso a determinati insegnamenti, vincendo tutta una serie di resistenze culturali e di pregiudizio, dimostra, tra l'altro, l'importanza della loro missione storica e spirituale, perché un vero maestro riconosce chi ha davanti. Quindi il fatto che queste donne siano state ammesse a insegnamenti così riservati, così particolari, ci fa capire che abbiamo veramente di fronte delle personalità particolari. Allora, di cosa, anzitutto, ecco, magari diamo qualche nozione in più su chi è stata Alexandra David Neil. Lei era una ballerina, era una donna di spettacolo, ma aveva una grandissima tensione spirituale. Lei, a un certo punto, inizialmente ha avuto dei contatti con il mondo dell'esoterismo occidentale, fu iniziata in massoneria, al droit humain, al diritto umano, che ammette anche le donne, e poi è stata anche a contatto con gli insegnamenti teosofici, e proprio gli insegnamenti della società teosofica le hanno, diciamo così, dato le hanno posto questo seme dell'interesse per le dottrine orientali. Successivamente, lei a un certo punto decide di lasciare tutto, lascia la famiglia, lascia il marito, immaginiamo anche
all'epoca in cui si viveva, ha fatto diversi viaggi, prima in India, con la difficoltà che aveva poi ad andare in Tibet, perché non ti facevano entrare, perché c'erano tutta una serie di restrizioni per gli stranieri. Fece questo primo viaggio, poi visse per un periodo in Giappone e in Cina c'è stato per un bel po' di anni, infatti lì ha avuto contatti anche con il mondo della... questa è una foto di lei da giovane, ha avuto anche contatti con il mondo taoista, poi in un secondo viaggio più duraturo le permette di trasferirsi per un po' in Tibet, lì in pratica aveva anche adottato un giovane monaco, Yongden, che divenne suo figlio, adottato praticamente, e questo giovane monaco poi muore prima di lei, e fu un'esperienza che la segnò profondamente. La cosa interessante è che riuscì ad avere trasmissioni, iniziazioni e insegnamenti molto, molto importanti da maestri anche una certa levatura. E considerate quello che era all'epoca, ora, anzitutto lei era una donna, poi viaggiare in Tibet all'epoca da soli su queste cose è una cosa estremamente, rischiò la vita, rischiò di essere, di subire aggressioni da parte di predoni, eccetera, perché insomma sono zone del Tibet che sono praticamente molto pericolose, e all'epoca soprattutto chi si avvicinava a questi insegnamenti da occidentale difficilmente veniva accettato come discepolo. Lei addirittura per un periodo si truccò con del polvere di cacao e terra per assumere un colore più consono al colorito dei tibetani, per farsi passare per tibetano in pratica. A volte si vestì anche da uomo. La difficoltà di essere poi, trovò anche dei maestri invece che la accettarono proprio pur essendo appunto una donna. Questo ci fa capire, e occidentale. Ricordiamoci che all'epoca, così come anche adesso, ma ora questi pregiudizi sono un po' allentati, ma all'epoca erano molto forti, gli occidentali erano chiamati diavoli bianchi, diavoli dagli occhi rotondi, questo sia in Tibet che in Cina che in Giappone c'era questo forte pregiudizio per... questa è una foto di lei con Yongden, lei ormai è abbastanza anziana, in questo caso vestita, vedete, con abiti tipici, tradizionali tibetani. Quindi questa è la storia di Alexandra David Nell, e la cosa interessante è che ha scritto diversi testi, una bella bibliografia. Le opere più importanti sono sicuramente Maghi e Mistici del Tibet, quella è l'opera più importante, più famosa, poi anche sotto forma di romanzo, Magia Nera e Magia d'Amore, ha scritto molto. Il testo che noi andiamo a presentare è sostanzialmente piuttosto piccolino, diciamo anche come corpo, diciamo, del libro, però è interessante perché ci permette di fare delle osservazioni di natura tecnica su degli aspetti del dottrino orientale. Il libro si intitola appunto Immortalità e Reincarnazione, infatti abbiamo fatto vedere prima anche la copertina, Dottrine e pratiche della Cina, del Tibet e dell'India. Quindi si pone in una prospettiva di esoterismo comparato. E questo è molto importante. Quello che vorrei far notare adesso, prima di entrare nel merito del libro e della prefazione che io ho curato, perché io sostanzialmente sono il curatore, la cosa che vorrei far notare un attimo è questa, cioè noi oggi abbiamo una grande conoscenza perché la letteratura accademica su queste dottrine, sul buddismo vajrayana, sull'induismo, sul taoismo, attraverso tutto il lavoro dei sinologi che hanno permesso di fare traduzioni, eccetera, è sostanzialmente a buon punto. Noi abbiamo una conoscenza, proprio anche a livello accademico, a livello di orientalistica, abbastanza buona, abbastanza documentata. Ma siamo nel 2022, siamo in questi anni qui, siamo negli anni 20 del 2000. Il problema è che all'epoca... parliamo degli anni, i primi anni del Novecento, i testi che ci permettevano di conoscere le dottrine, soprattutto il buddismo tibetano,
o anche il tantrismo indiano, erano veramente molto limitati. Cioè già anche i tempi di Evola, perché io parlo riferimento a Evola, che probabilmente per il pubblico italiano è stato il più importante, diciamo, divulgatore, soprattutto in una certa nicchia di pubblico, del buddismo Vajrayana, per aver scritto lo yoga della potenza, la dottrina del risveglio sul buddismo in generale. Ai tempi di Evola si conosceva veramente poco i testi sul buddismo tibetano. Si conosceva l'opera di Ivan Vance sui sei yoga di Naropa, e si conosceva veramente molto poco i libri di Sir John Woodruff, Arthur Avalon, nom de plume era Arthur Avalon, sul tantrismo. Dopodiché non c'era praticamente nulla. E i libri di Alexandra David Nell sostanzialmente si collocano in questo arco temporale. Lei è stata veramente una delle primissime occidentali ad andare in loco, a ricevere insegnamenti tradizionali e a esporli in una serie di opere divulgative. Quindi il suo lavoro è stato veramente pionieristico e è stato molto importante anche per i contenuti, però, per il livello contenutistico del suo lavoro. Per esempio, il nostro libro che abbiamo riportato, nel libro riporta una parte, oggi è arcinoto, il Bardo Todol, il testo del Bardo Todol, il cosiddetto libro tibetano dei morti, però all'epoca erano praticamente le prime conoscenze che arrivavano in Occidente. Ciononostante, il lavoro è tuttora attualissimo, quello di David Nell. In più, per me è stata la possibilità di, diciamo così, di affrontare, forse dandomi modo anche di esplicitare meglio dei temi che erano in nuce solamente nella trattazione di Alexandra David Nell, e di esporre i temi dell'immortalità, della reincarnazione, sempre una chiave di esoterismo comparato, ampliando la prospettiva e vedendola, inquadrandola in quella che è la cosiddetta dottrina dell'immortalità condizionata, di cui, per esempio, nell'introduzione alla magia del gruppo di Ur, in tre volumi, si parla nella famosa, abbastanza nota monografia di Ea sul problema dell'immortalità. Insomma, sostanzialmente si tratta di un'opera, e io nella prefazione lo faccio ben presente, che fa vedere in comparazione tutto il problema del post-mortem nel taoismo cinese, nel buddismo tibetano, che è sostanzialmente buddismo Vajrayana, più una serie di influssi sciamanici pre-buddisti, e poi nell'induismo. La cosa veramente importante è inquadrare in primo luogo il tema dell'immortalità condizionata. Soprattutto, questo lo vediamo, che è un tema presente nell'esoterismo occidentale, ben poco noto, ma chi studia esoterismo sa di cosa sto parlando. Nella parte che riguarda il taoismo dell'opera, lì chiaramente c'è un riferimento all'immortalità condizionale in senso implicito, perché nel taoismo, più che in tante altre dottrine orientali, che però, ricordiamo una cosa, sono sostanzialmente identiche nella finalità, cioè tutte le dottrine tradizionali, pur nelle distinzioni formali che hanno, che apparentemente le rendono da un punto di vista superficiale, di primo acchito, differenti nella prospettiva, in realtà dicono tutte, espongono tutte la stessa verità metafisica. Come diceva un famoso testo alchemico, sappiate che qualunque cosa, il Turba Philosophorum recita, sappiate che qualunque cosa diciamo, noi siamo tutti d'accordo. Questo dicono gli adepti di tutte le epoche, i maestri di tutte le tradizioni. Nell'esoterismo taoista, in particolare, è evidente che è implicita una nozione di immortalità condizionata, cioè l'anima non è un ente eterno, o meglio, l'anima, bisogna capire cosa si intende per anima. Comunque, il principio cosciente individuale dell'essere umano ordinario non è in grado di resistere al disfacimento del corpo. Questo per quanto riguarda l'umanità attuale, è il punto di partenza.
Quindi le pratiche iniziatiche hanno come fine quello di costruire un, anzitutto di enucleare un principio di coscienza non più legato al cervello e non più legato ai circuiti neurologici, quindi al supporto cerebrale, ma indipendente da esso. Il famoso pensiero slegato dai sensi, di cui parla appunto il gruppo di Ur. Dopodiché enucleare attraverso la complessione dei corpi sottili un veicolo sottile in grado di fare da, appunto, da base, da veicolo nel post mortem per questa coscienza risvegliata. Dopodiché bisogna anche rendersi conto che qui non si sta parlando di immortalità in senso assoluto, ma di sopravvivenza, diciamo così, o comunque di estendere la durata del principio cosciente terreno, terrestre, in un altro stato di esistenza che è quello del post-mortem, o comunque in uno stadio, diciamo, sottile, che può corrispondere ai vari paradisi egregorici delle varie tradizioni, a seconda, appunto, a seconda dei casi. Quindi una sopravvivenza, diciamo, sul piano astrale. Dopodiché, evolvere su piani spirituali sempre più alti e conseguire, diciamo, lo stato di eone, lo stato di intelligenza magistrale, che appunto non ha più a che vedere nemmeno, che non ha più nemmeno come base il piano astrale. E quello è diciamo la prospettiva in senso occidentale, ma il taoismo sostanzialmente con le sue pratiche si muove in questa direzione, perché vediamo nell'opera è abbastanza chiaro tutto questo. Gli iniziati taoisti dovevano passare attraverso un percorso che portava a una sempre maggiore, un sempre maggiore raffinamento dei tre, cosiddetti tre tesori, che sono chiamati in cinese Jin, cioè essenza, Qi, che è il famoso Qi, cosiddetta energia sottile, di cui sentiamo parlare anche nelle arti marziali, nelle arti marziali interne, nel Qigong, eccetera. E poi infine lo Shen, che è lo spirito, la parte veramente immortale dell'uomo, che noi dovremmo dire potenzialmente immortale dell'uomo, perché in realtà la differenza tra le dottrine mediche, ad esempio, e quelle iniziatiche, è che questo Shen va effettivamente costruito, va fabbricato, come intendono gli alchimisti. E infatti, non a caso, parlando di taoismo, si parla di alchimia taoista, che poi può essere vista come alchimia interna o esterna. Questo è un elemento che adesso non possiamo trattare perché sarebbe una divagazione. Però sostanzialmente, quando si parla del taoismo, dobbiamo andare a vedere, dobbiamo osservare che questo processo di raffinazione di queste essenze poi passa attraverso diverse pratiche, solitamente le opere divulgative che ne hanno trattato, perché, ripeto, questo è un ambito iniziatico, soprattutto i cinesi sono anche piuttosto riservati, figuriamoci, quindi solamente i primi stadi di queste pratiche di alchimia sono stati rivelati. Il più noto, il primo, quello di conversione del Jing in Qi, la cosiddetta rivoluzione, piccola rivoluzione celeste, che è una pratica meditativa che consiste nel coagulare una goccia di questo Qi e di farlo circolare lungo i due meridiani straordinari, noti anche in agopuntura, che sono il canale della concezione e il canale governatore, vaso governatore e vaso di concezione. Sostanzialmente passano lungo l'asse sagittale del corpo, quindi davanti e dietro. Questa pratica meditativa va compiuta nell'arco di 100 giorni, e dopodiché la trasformazione del Jing in Qi diventa sostanzialmente permanente, continua, automatica, secondo la concezione taoista. E poi subentrano altri livelli di pratica, che chiaramente qui non ha senso accennare, e solitamente non sono divulgati se non proprio in maniera molto sommaria. E queste opere, queste diverse tappe dell'alchimia taoista vengono compiuti in tre centri del corpo, che sono chiamati, il corpo sottile, che sono chiamati campi del cinabro, nei Dan, cioè proprio campi del cinabro. Il cinabro è un solfuro di mercurio, questo rimanda alla componente simbolico-alchemica di queste pratiche, e sono centri, sostanzialmente il primo è sotto l'ombelico, il secondo è più o meno il plesso cardiaco, e l'ultimo è la testa.
l'opera finale, la creazione dell'uomo Zhen Shen, cioè l'uomo spirituale, è sostanzialmente un passaggio, una nucleazione, la creazione, una nucleazione di una sorta di bambino interiore, proprio una embriogenesi, una endogenesi iniziatica, la creazione proprio di un corpo sottile all'interno della propria compagine psicofisica, fisica e sottile, e addirittura è rappresentato nei manoscritti, nelle opere taoiste, anche la fuoriuscita poi di questa, potremmo chiamarla forma, questo corpo di luce, dalla sommità, dal Baihui, punto delle 100 riunioni, che si trova sopra la testa. Ecco, questo sostanzialmente è Goku. Questa la uso perché qualcuno magari mi dice, ma sai che non sto tanto capendo? Allora, con questo capite, perché così capite da dove derivano questi cartoni animati. Beh, chiaramente non è sciocco questo accostamento, è chiaro che queste sono delle produzioni artistiche, però tutto ciò che riguarda queste produzioni, dai cartoni animati ai videogiochi, eccetera, si basano su elementi che sono stati presi dai racconti, dalle narrazioni popolari, eccetera, anche della... Solitamente si chiamano questo genere Wuxia Pian, cioè i racconti di cappa e spada cinesi, no? Molte opere, molta della cinematografia di arti marziali, soprattutto quella un po' più fantasy, è presa da questa letteratura popolare. Questa letteratura popolare, a sua volta, ha un fondamento nel taoismo iniziatico. Quindi molte delle cose che noi vediamo sono degli adattamenti artistici, ma che hanno questo fondamento. E fra l'altro invece per chi è più old school, nella scuola nerd, quello che è il chi, il chi o il ka, in realtà viene chiamato la forza in Star Wars. Quindi usa la forza, è il chi. Sostanzialmente sì. Quella, la forza di Star Wars, infatti, è, potremmo dire, ti ringrazio di questo passaggio perché poi rischio di diventare un po' noioso e accademico, però ho fatto bene a richiamare questa cosa. Effettivamente la forza in Star Wars è una forza impersonale, potrebbe essere, diciamo, il chi universale, ecco, potremmo definirlo così, è il chi universale, di cui il chi individuale è un aspetto, è una partecipazione, insomma. E quindi sì, esattamente, anche in Star Wars c'è un richiamo a questi insegnamenti tradizionali. Comunque la cosa interessante, tornando al filone principale, è che il taoismo è tipicamente allineato in maniera proprio esplicita con l'idea di immortalità condizionata, cioè l'immortale taoista, e l'obiettivo del taoismo è diventare un immortale, poi per immortalità in realtà si intende in un primo stadio addirittura la longevità, cioè arrivare a vivere 100, 100 anni, 120 anni in un corpo fisico, anche perché in questo modo si prolunga il tempo da dedicare alle pratiche spirituali e non ci si ammala, perché se uno si ammala poi ovviamente non può praticare. Il secondo stadio è una sopravvivenza sottile su altri piani, su piani che potremmo definire astrali, diciamo così, e poi, infine, la realizzazione di uno stadio veramente di unificazione con l'assoluto, che sarebbe la liberazione anche del buddismo, che significa abbandonare ogni stato di esistenza condizionato, sostanzialmente. Quindi la vera immortalità è quella, se vogliamo, cioè è non essere più esseri condizionati. Ma in tutto ciò il taoismo è esplicito nel parlare di una sorta di creazione della propria immortalità, quindi non è l'anima che è immortale ab inizio, come è invece l'insegnamento teologico delle tradizioni religiose. A livello iniziatico l'immortalità è privilegio di pochi, non è un privilegio ma è il risultato di un lavoro effettivo oltre che di un'iniziazione. Di conseguenza il taoismo, cioè il santo taoista tecnicamente è chiamato immortale. Ce ne sono 8 famosi, gli 8 immortali, che sono i più importanti, diciamo, nel pantheon taoista, ma sostanzialmente tutti gli adepti taoisti, i maestri, ambiscono appunto il loro punto d'arrivo, appunto quello di sviluppare lo stadio appunto dei famosi 8 immortali.
Quindi questo è proprio l'immortalità condizionata, è esplicita proprio nel taoismo. Per quello che riguarda invece la Cina, cioè scusate, per quello che riguarda invece le dottrine tibetane e induiste, tutto questo è un pochino più implicito e soprattutto bisognerebbe poi fare una distinzione per quello che è la dottrina buddista e l'induismo, perché la loro origine storica lì in un certo senso li contrappone dal punto di vista teorico, anche se poi nella realtà, vi ripeto, c'è una sostanziale unità dal punto di vista contenutistico, ma gli aspetti formali, gli aspetti anche lessicali che vengono impiegati nella formulazione di queste dottrine lì apparentemente li rendono quasi contrapposti, il che genera tutta una serie di confusioni per chi si approccia a queste dottrine. Ecco perché è stato piacevole, importante per me cimentarmi in questo lavoro di chiarificazione. E poi soprattutto bisogna distinguere un buddismo popolare, che ad esempio crede nella reincarnazione, e un buddismo diciamo ortodosso, tecnico, in cui parlare di reincarnazione non si dà, perché basta prendere i testi del canone buddista per vedere, soprattutto il buddismo dei Nikaya dice esplicitamente che non ha senso parlare di reincarnazione, perché il buddismo sostiene la dottrina dell'anatma, cioè la dottrina della inconsistenza dell'atma, dove per atma in questo caso si intende principio cosciente individuale. Essendo inconsistente, essendo impermanente, non c'è un'anima permanente che si possa reincarnare sostanzialmente. Quindi molti dicono che il buddismo sostiene la reincarnazione, però di fatto, se andiamo a studiare i fondamenti teorici del buddismo, questo non è corretto. E bisogna spiegare che cos'è, semmai ci sono delle differenze tecniche tra trasmigrazione, reincarnazione, rinascita, ecco, questo magari si potrebbero dire due parole velocemente. Trasmigrazione significa che una certa parte dell'essere individuale, e qui poi bisognerebbe aprire una parentesi importante per capire di cosa stiamo parlando, si trasferisce dopo la morte su un altro piano di esistenza, che può essere il piano dei Deva, per esempio, in caso di una ascesa e ascesi evolutiva, oppure rinascite in condizioni inferiori o meno felici. Reincarnazione si intende invece una rinascita proprio in forma umana, perché la parola stessa reincarnazione indica appunto la nascita in una forma appunto di carne. Quindi già c'è questa puntualizzazione semantica. Dopodiché bisogna dire, certo, il buddismo popolare si basa sull'idea di reincarnazione, ma sostanzialmente è più corretto parlare di una pratica, quella buddista, che ti permette di sfuggire al ciclo delle rinascite, che è un'altra cosa. Perché sostanzialmente la dottrina dell'anatma ti dice che il principio individuale non è immortale, e anche qui vedete la totale conformità con le dottrine anche taoiste. Quindi cos'è che si reincarna? Ci sono delle parti della complessione umana, infatti il buddismo, soprattutto quello tantrico, si basa sull'idea che l'uomo sia composto da 5 aggregati chiamati, no? Ma questo c'è anche nel Mahayana. 5 aggregati che sono Namarupa, cioè nome e forma, che è il nostro corpo fisico, più delle componenti sottili o psicosociali che ci definiscono. Poi coscienza, sensazione, percezione e fattori composti. I fattori composti indicano, diciamo, le complessioni karmiche, ciò che può essere, diciamo, collegato agli antenati o a esistenze precedenti, che l'essere che si incarna in qualche modo si ritrova e che non dipendono da lui. Mettiamola così. Nessuno di questi 5 aggregati di fatto corrisponde all'anima individuale immortale, perché tutti questi sono composti e sono sottoposti, diciamo, alla legge del tempo, quindi si disgregano.
Quindi di fatto non c'è nulla di individuale che sopravvive. C'è semplicemente un flusso di pulsioni, di istinti, di spinte karmiche che vengono conservati in quello che il buddismo chiama alaya vijnana, cioè coscienza scrigno, che però non è un'entità individuale, è un contenitore collettivo, diciamo così. La cosa interessante e che merita di essere, che io ho fatto nella prefazione, è mettere in relazione questa dottrina dell'anatma con l'opposta concezione tipica dell'induismo, delle Upanishad antiche e medie soprattutto, in cui si parla invece di un jivatma che solitamente viene inteso dagli occidentali come l'anima individuale, che invece in qualche modo, anzi, di base sarebbe eterna, sopravvive e che si reincarna. E anche qui, chiaramente, la dottrina induista pone come obiettivo l'uscita e la liberazione da questo ciclo di rinascita. Allora, com'è questa contraddizione tra due diverse dottrine, come quella induista e quella buddista, di cui una afferma l'esistenza dell'atma e la sua tendenza appunto a trasmigrare e l'altra la nega? Allora, di questo uno dei pochissimi autori che ne ha parlato e lo ha spiegato è stato Evola, il maschere e volto dello spiritualismo contemporaneo, quantomeno ne accenna, come ne accenna in altre opere. E io, per fortuna, ho avuto, la mia sensibilità mi ha portato a riprendere questi spunti e a spiegare perché, al pubblico, ovviamente, per quale motivo c'è questa dissonanza fra il buddismo e il taoismo e l'induismo. Allora, bisogna partire da un fatto molto importante. Nel V secolo, tra il VI e il V secolo avanti Cristo, si crea una cesura a livello cosmico-storico in tutta l'umanità, in varie civiltà tradizionali. Lo vediamo nel V secolo in India c'è la predicazione del Buddha, del Buddha Shakyamuni, Buddha storico, ma c'è anche la riforma di Confucio in Cina, c'è l'azione di Socrate in Grecia che spacca il mondo della filosofia, perché prima c'erano i famosi presocratici, che erano uno stadio del pensiero diverso, e poi da Socrate in poi c'è la filosofia classica greca. Quindi in tutto, non solo nel bacino mediterraneo, ma quantomeno una buona parte delle civiltà tradizionali, intorno al V secolo avviene una sorta di cambio di coscienza collettiva, cioè una sorta di trasformazione profonda nella complessione dell'essere umano. Qualcosa del genere, chi ha studiato l'opera di Julian James, il famoso psicologo che scrisse Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza, chiaramente capisce a cosa faccio riferimento. Sostanzialmente avviene un passaggio da quello che era ancora una forma di pensiero predialettico, come direbbe Massimo Scaligero, ha invece un pensiero fortemente individuale e individualizzato basato sul cervello. Ciò che era l'incarnazione, diciamo così, il livello di incarnazione dell'essere umano, che in gran parte prima del V secolo era ancorato a delle forme sottili e dei veicoli sottili non completamente collegati al corpo fisico, successivamente questa incarnazione diventa sempre più radicata nella parte più densa del corpo, cioè il corpo fisico è il veicolo più grossolano e si collega in maniera, collega il pensiero umano indissolubilmente al cervello. Questo passaggio crea una sorta di scollegamento rispetto a insegnamenti tradizionali più antichi, come erano i Veda in India, che chiaramente postulavano un diverso livello di coscienza dell'uomo, un'anatomia sottile dell'uomo completamente diversa. Quando si parla di atma, atma significa sé in sanscrito, non è l'io individuale, non è l'anima individuale. L'atma è il principio cosciente
cosmico. L'atma coincide col Brahman, che è impersonale. E diciamo, è l'aspetto soggettivo del Brahman, potremmo dire. In quanto tale, l'atma non è l'atma individuale. Solitamente si premette jivatma per indicare, però attenzione, non jiva significa essere vivente. Quindi quando nelle dottrine induiste si parla di jivatma, questo jivatma non è però l'io individuale, ma è semplicemente una frazione dell'atma che è testimone delle esperienze di un essere individuale che si incarna, ma ne può generare diversi. Questo jivatma, questo testimone, è collegato esclusivamente alle esperienze spirituali che in quell'incarnazione o nelle varie incarnazioni gli esseri fanno. È in realtà un essere, una realtà super individuale, perché dà luogo a più esseri umani, a diverse incarnazioni nel tempo e nello spazio, quindi in tempi diversi, ma anche in luoghi diversi, soprattutto se è il jivatma di un essere molto evoluto, di una grande personalità spirituale. Diciamo così, gli insegnamenti tradizionali, anche occidentali, parlano di anime magistrali, cioè questa monade, no, per usare un termine teosofico, questa monade spirituale può emanare più esseri contemporaneamente che si incarnano in diversi luoghi. Quindi questo jivatma non è l'io individuale, ma è una realtà super individuale. Se capiamo questo, capiamo che non è il caso della reincarnazione dell'io individuale, mortale, del singolo essere umano, perché quello si disgrega con la morte. Ora, quindi, il tema è quanto l'io storico di un essere umano contingente è collegato in maniera consapevole con l'atma, con il sé. Se questo collegamento c'è, se la coscienza individuale è in parte scollegata dal cervello, in parte scollegata dal corpo fisico, dall'incarnazione, e è connessa con questa sorgente, tanto più allora, diciamo così, il problema della reincarnazione non si pone neanche. Quindi è tutta una questione concettuale. L'io individuale termina, si disgrega con la morte. La memoria iniziatica, le famose anime antiche, eccetera, riguardano unicamente le esperienze spirituali che sono fatte da questo jivatma. Ma jivatma, ripeto, non è una sostanza individuale. È semplicemente il testimone e è collegato a più forme storiche di incarnazioni. Può dare luogo a diverse incarnazioni. Il tema del buddismo è che in un momento particolare storico, che è quello del V secolo, il Buddha decide di creare una sorta di rigetto di tutte le dottrine tradizionali precedenti dell'India. Perché facevano riferimento appunto all'umanità vedica, in cui questo collegamento con il jiva, con il jivatma, era sostanzialmente, diciamo così, naturale, era spontaneo. Quasi tutti gli uomini, soprattutto delle caste superiori, avevano questo collegamento. Di conseguenza, parlare di atma come di una realtà individuale, perché gli esseri individuali erano connessi con questo atma, aveva un suo senso, ma nel periodo storico in cui il Buddha Shakyamuni insegna e predica, questa realtà non era più così diffusa, era una condizione eccezionale in realtà. Di conseguenza, parlare di atma in riferimento a un essere individuale, all'uomo ordinario, non aveva alcun significato. Perché l'atma intesa come anima individuale chiaramente non era altro che un aggregato, era destinato a dissolversi. Quindi l'atma che il Buddha nega non è lo stesso atma che il Vedanta o le Upanishad affermano. Si tratta di due realtà diverse perché fanno riferimento a due periodi storici differenti.
Di conseguenza, quando il buddismo predica l'anatma, in realtà non è che si contrappone di fatto all'induismo dal punto di vista teorico, semplicemente dal punto di vista storico avevano in vista due tipi umani completamente differenti. L'umanità attuale, l'umanità a cui predicava il Buddha e che sostanzialmente è la stessa umanità di oggi, non aveva quella connessione diretta con l'atma. Per cui l'unico atma di cui poteva, diciamo, di cui si poteva parlare in relazione all'uomo ordinario non era altro che un aggregato di coscienza basato sul collegamento col cervello che era destinato a scomparire dopo la morte. E di conseguenza questo è il motivo per cui c'è una sostanziale differenza lessicale tra il buddismo e l'induismo. Tutto questo chiaramente viene spiegato. È uno dei motivi per cui, diciamo, apparentemente chi si approccia con le dottrine orientali dice: ma come mai il buddismo sostiene questo, l'induismo sostiene quell'altro? Quindi anche il problema poi di come interpretare il discorso della reincarnazione, una volta spiegato questo, diventa molto più chiaro. Infatti poi nel saggio introduttivo che ho scritto, tutte queste differenze vengono appunto spiegate, vengono ricondotte a un razionale, insomma. Anche perché può sembrare qualcosa di altamente filosofico, di altamente lontano dalla materia, dalla pragmaticità, ma soprattutto dalla vita di tutti i giorni. In realtà è voluta questa confusione, perché è proprio lì che qualcuno vuole che la massa non si interessi. Quindi noi abbiamo parlato spesso, come in questo caso lo stiamo sottolineando, il Giappone, la Cina, il Tibet, l'India, addirittura un ramo delle Filippine, in realtà dicano e abbiano tutti delle medesime conoscenze, ma anche in ambito medico, come stavamo raccontando prima. Quindi questi due anni cominciano un attimino a far capire che tra i vari tipi di medicina, forse andare a conoscere bene come è fatto il corpo umano, su quali meridiani viaggiano i fluidi, che cosa ci sia in realtà in questi fluidi e come influiscano nella pratica di tutti i giorni. Fra l'altro, al di là di un massaggio shiatsu, dell'agopuntura, magari non tutti lo hanno provato, però provate per esempio invece il primo passo, se ci sono dei bravi terapeuti hanno anche questa forma di coppettazione, questa pratica nel muovere i fluidi nel corpo, e provate a vedere come la vita di tutti i giorni risuoni molto in quello in cui andiamo a raccontare queste pratiche, che sono poi comuni. Per esempio le arti marziali lo spiegano, poi sono tutte basate su questi argomenti. Abbiamo parlato anche in altre puntate delle antiche arti marziali, per esempio indiane, il Kalaripayatti, che in realtà va proprio a raccontare di questi fatti dandogli però una connotazione pratica. Quindi se tu conosci il corpo che è così eccetera eccetera, allora lo puoi usare, puoi in qualche modo vivere meglio. E poi c'è il discorso della ritualistica, perché andiamo a vedere poi, se vi sembra lontano anche da quello che stiamo vivendo, guardiamo anche un po' la simbologia e anche la copertina, che è splendida in quanto ricca di simbolismi e di significato, no? Vediamo come in realtà dietro queste dottrine ci sia proprio la ritualistica, il rituale. Ci sentiamo spesso dire: ma io non credo. E tu no, ma qualcuno sì. Cioè, anche ancora ad oggi, mentre noi parliamo, ci sono, mettono in pratica dei rituali che hanno bisogno anche di grossa piazza, di grosso pubblico, qualcosa che viene fatto celato ai più, ma qualcosa che viene fatto proprio urbi e torbi, perché ha bisogno dell'energia e dell'attenzione delle masse. E fra l'altro anche insieme a Matt, fra l'altro per chi non lo conoscesse vi invito anche a seguire Matt su Telegram, perché ho visto che anche hai trattato degli argomenti molto molto interessanti a livello di ritualistica, la famosa parata dei faraoni, no? Hanno delle connotazioni molto pratiche di quello di cui stiamo parlando. Di quello ho scritto su Nexus New Times, sulla rivista di Nexus, ho scritto nel numero 152. Ho fatto questa analisi esoterico-politica della questa Pharaoh's Golden Parade, che sostanzialmente era una traslazione dei 22 mummie di sovrani, di faraoni della diciottesima, diciannovesima e ventesima dinastia, quindi intorno alla fine della nascita del nuovo regno, diciamo così, l'epoca ramesside. E anche qui non è stato un caso che abbiano scelto questi, proprio questi faraoni, non altri. E è chiaramente un evento mondano, un evento mediatico, quindi si è trattato di una
di una parata, come tale è, diciamo così, una sorta di ritualità civile o laica, no, se vogliamo, mondana, scollegata teoricamente da aspetti, diciamo, cultuali o religiosi o addirittura esoterici, però se andiamo a vedere come è stata strutturata questa parata, i simboli, le simbologie che sono stati messi in atto, si vede che chiaramente chi lo ha fatto conosceva molto bene la teologia egizia, conosceva sicuramente quello che stava facendo, perché di fatto non lo possiamo dire con certezza, ma è piuttosto probabile che sia stata una sorta di rito, di magia cerimoniale, diciamo così, mascherato. Fermo restando che qui vediamo solamente quello che è stato ripreso, è stato messo in atto, diciamo, per le telecamere, per il pubblico, ma poi se qualcuno ha fatto qualcos'altro in separata sede, allora lì è un altro discorso. Però già così si vede un intento particolare, perché l'uso dei numeri, l'uso dei simboli, l'uso dei colori, la successione dei colori, rimanda a tutta una sorta di, insomma, a dei significati tradizionali, e si può mettere in relazione con il movimento neofaraonico, perché sappiamo che l'Egitto è una realtà islamica, no? Un paese islamico, però più di un 10% della popolazione anzitutto è cristiana copta, ma è probabile che una parte delle elite egiziane non siano, almeno lo siano solo apparentemente, islamiche, magari abbiano conservato un culto chemetico egizio antico, sia pure parziale, e questo è un'ipotesi, diciamo, non tanto peregrina, anche perché esiste un movimento politico chiamato neofaraonismo, che ispira soprattutto gli intellettuali e la classe militare, di risveglio dell'identità egiziana in quanto non araba, e della identità spirituale egizia in quanto non islamica. Questo movimento è esistito negli anni 30, negli anni 40, aveva a che fare con la rinascita del nazionalismo egiziano, anche in chiave anticoloniale, anche in chiave antiinglese. Chiaramente certe cose creerebbero grossi problemi dal punto di vista, diciamo, della tenuta anche politica, l'Islam politico è piuttosto violento, quindi certe cose si fanno e si dicono fino a un certo punto in Egitto, così come in altri paesi, in altri posti del Medio Oriente. Però è possibile che una parte, diciamo, della classe dirigente egizia, insomma, non sia così legata al monoteismo islamico, ma anche ad altro, e magari si sia servito di questo per, diciamo così, dare una sorta di potere di rinascita anche politica all'Egitto. E quindi chi vuole può leggere questo mio articolo nel numero 152 di Nexus New Times, perché secondo me può essere molto interessante, insomma. È interessante vedere anche nel mondo come determinate conoscenze siano state in qualche modo circondate, o come se, facendo finta che, qualcuno abbia selezionato i vari tipi di religione in alcuni stati proprio per separare, per confondere, per andare in qualche modo ad attaccare determinate conoscenze, che servono anche proprio per in qualche modo unire, se lo si sa fare, ma anche per sottomettere, anche per controllare, anche per schiavizzare. Perché provate a pensare, se di queste elite di cui tanto parliamo, in realtà di cosa se ne fanno delle ricchezze? Loro se le possono creare, quindi non è che fanno tutto per soldi. Anche questa cosa che ma quelli lo fanno per soldi, sì, ma il soldo muove lo schiavetto, la testa di legno. Ad alto livello non si fanno le cose per soldi, i soldi sono un mezzo, un sistema, fanno le cose per le energie, per vivere più a lungo, per sottrarre energie, per aumentare energie, per muovere le energie. Quindi guardate come poi piano piano, anche con Hollywood, con la musica, con alcuni fatti di cronaca, di persone molto 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 in vista, questi poi vengano fuori che i soldi sono a un livello basso, al di sopra di tutto.
tutto un discorso di energie. Quindi queste conoscenze di cui abbiamo parlato, poi l'immortalità piuttosto che l'energia, il sottrarre l'anima, quante volte ne abbiamo sentito parlare, no? Il sottrarre energia, sottrarre l'anima per allungare la vita, in realtà possono sembrare delle dinamiche da film di fantascienza, ma magari no, Emmet. No, no, certo, esistono queste realtà, chiaramente, anche fenomeni, diciamo, di vampirismo, certo. Però non riguardano l'ambito iniziatico, chiaramente sono delle pratiche, diciamo, potremmo dire di bassa magia, o potremmo definirle pratiche decadute o vampiriche, eccetera. Quindi non riguardano l'ambito propriamente iniziatico, insomma. O addirittura potremmo dire più correttamente che questa ricerca, diciamo, di poteri a scapito magari appunto in forma vampirica, potremmo addirittura farla ricadere nella definizione di controiniziazione. Delle guerre vere e proprie. Ne approfitto perché, senza entrare troppo nei dettagli, ma in questa fine estate 2022, tu, dopo questi due anni, che sensazioni hai? Sei ottimista? Sei pessimista? Andiamo incontro all'autunno? Ognuno dice un po' la sua, ognuno tende a vedere un po' uno scenario. Qual è quello di Matt Martini? Ah, non sentiremo più parlare di Covid, secondo me. Però, mi sa che c'è un però. Beh, chiaramente non è che... Chiaro, loro hanno... Cioè, l'agenda setting va avanti, quindi... Però credo che... Adesso io non voglio fare il profeta e poi dopo diranno hai visto, hai detto che... Quindi io, secondo me, personalmente, sulla base... non di informazioni riservate che io ho, che non ho appunto informazioni riservate, ve lo dico subito, sulla base di quello che penso, la narrazione Covid ha perso potere, ha perso forza, ha perso credibilità. Molta gente si è anche stufata, compreso chi era abbastanza incline a digerirsela. Quindi, secondo me... Il tornare a mettere in atto, come in Germania stanno provando a fare, se ne sta parlando un po' in Germania. In Germania è l'unico paese in questo momento che ci prova, in Europa. Io vi faccio notare che l'Inghilterra ha smollato tutto, la Francia ha fatto delle leggi per impedire che ci siano nuovi lockdown, quindi figuriamoci se potranno portare avanti il discorso dell'obbligo. Hanno fatto decadere il Green Pass, hanno fatto decadere tutto. Parlo della Francia, in Spagna lo hanno ottenuto per via giudiziaria, l'unico paese europeo che ancora va avanti è la Germania, nemmeno l'Italia in questo momento. Poi come fanno? Devono avere prima un nuovo governo, anzitutto, in Italia. Quindi, prima dell'instaurazione del prossimo governo, qui che sarà a novembre, credo, non potranno fare assolutamente nulla. Quindi fino a novembre, dicembre, stiamo coperti. Io non credo che abbiano... la possibilità di mettere in campo, finché non c'è un governo non lo può fare nessuno. Adesso c'è un governo che va avanti semplicemente per incarichi correnti, ma non possono fare nuove leggi o nuovi decreti, quindi non possono fare nulla. Quindi fino a novembre siamo coperti, ma poi ha perso credibilità, cioè ogni cosa ha un inizio e una fine. Ogni cosa ha un inizio e una fine. Non è che tu puoi rinnovare in perpetuo lo stesso scenario semplicemente perché ti inventi la nuova variante. Cioè, alla fine la gente non ti crede più, non ti segue più. Quindi secondo me non è questo. Certamente ci saranno altri problemi. Problemi che ci saranno riguarderanno i razionamenti energetici, soprattutto se lo scenario di guerra tra Ucraina e Russia dovesse andare avanti, cosa che secondo me sarà, perché potrebbe durare teoricamente anche anni. Non è che la Russia ha problemi a portare avanti una campagna militare in Ucraina. Cioè, ci hanno messo 10 anni per occupare l'Afghanistan, insomma. Cioè, quindi... Sembra un conflitto fatto per durare, non per essere risolto. Però
insieme ai razionamenti, insieme a queste crisi, ci si mette di mezzo anche la CO2, che so che hai trattato spesso, abbiamo trattato anche noi, la truffa della CO2, per chi si fosse persa la puntata di pochi giorni fa, andata anche in ordine cronologico a cercarla. Però so che anche tu hai trattato spesso, no? Questa finta emergenza della CO2, adesso addirittura l'acqua gasata che non si trova, insomma, qualche parola su questo. Sì, ma io non credo che useranno questo, anzi, la cosa interessante di questo scenario di guerra è che smantellerà definitivamente, no, ma sicuramente metterà in seria difficoltà l'agenda Green 2030, perché non puoi permetterti l'energia pulita se non puoi permetterti l'energia. Quindi renderà ancora più fatuo e mostrerà a tutti l'inconsistenza dei tentativi di tenere in piedi l'industria e i consumi domestici con il sesso degli angeli, sostanzialmente. E di oggi la notizia è che probabilmente dovremo fare un ritorno al carbone, poi bisogna vedere, perché poi questi sono slogan, sono semplici narrazioni che vengono, però sicuramente tutta la narrazione cretina sulla CO2, nel momento in cui dovessimo tornare a un combustibile fossile, come è combustibile fossile, carbone, petrolio, sono tutti idrocarburi, comunque tra l'uno e l'altro sicuramente è più pulito il carbone, è più pulito il metano che viene dalla Russia che non il carbone, non fosse altro perché non produce polveri sottili. Ma in ogni caso, se l'alternativa per sopperire alla mancanza di gas autoimposta, perché non è che la Russia non ci vende più il gas, siamo noi che abbiamo deciso di non comprare gas russo, e nel frattempo di non comprare gas neanche liquefatto americano, perché non puoi sostituirlo dall'oggi al domani, dal punto di vista impiantistico non è possibile, il ricorso a fonti alternative potrebbe essere, potenziare l'utilizzo di carbone. Beh, è evidente che non si sta andando verso la decarbonizzazione, lo dice la parola stessa. E questo praticamente smantellerà tutto quanto la narrazione della deindustrializzazione, della decrescita che hanno basato su presupposti ecologisti. Certo, andremo comunque incontro a una desertificazione industriale se continuiamo su questa strada, però quantomeno non avranno l'ipocrisia di parlare di ambiente o di decarbonizzazione o di cambiamenti climatici. Almeno ci risparmieranno questa ipocrisia, insomma. Ecco, a tal proposito, molto interessante anche la fine della puntata che abbiamo dedicato alla truffa della CO2, e parla proprio di quello che ci stai raccontando, quindi del ritorno al carbone, in cui, guardando una mappa mondiale di chi al momento abbia i principali stabilimenti riguardante per esempio l'estrazione di carbone e soprattutto quelli che sono i nuovi progetti, vediamo come ci sia tutta una parte del mondo, che è la maggioranza, che è quello che sta andando meglio, che si sta organizzando in un certo senso e ha tutta una serie di nuovi progetti. E poi, guarda caso, piccolo déjà vu, Australia, Europa, Stati Uniti del Nord e Canada, che ne sono completamente sprovvisti. Quindi chissà che magari nei prossimi mesi andremo a commentare anche quello che sarà lo sviluppo economico di queste zone, paragonandolo anche con l'accanimento di determinate teorie e determinate agende che vengono in qualche modo protratti sempre nei confronti di Australia, Europa, Stati Uniti del Nord e Canada, no? Quindi c'è questa forma di déjà vu. Matt, veniamo quindi alla fine di questa nostra puntata, ricordando quindi che sul sito di edizione Aurora Boreale, che vi metto anche in sovraimpressione, eccolo qua, auroraborealeedizioni.com, è disponibile questo saggio di cui abbiamo parlato questa sera, che sembra molto tecnico, in realtà lo è, ma ci permette anche di capire molte delle questioni attuali e soprattutto molte di questioni che saranno attuali nel futuro
immediato, eccolo qua, immortalità e reincarnazione. Quindi vediamo anche questo appuntamento letterario, che è una classica lettura anche estiva, no? Da fine estate sotto l'ombrellone. Per fortuna, ripeto, è un saggio breve, ma meno di 200 pagine, compreso anche la mia introduzione, quindi potete persino provare a leggerlo sotto l'ombrellone. Poi ricordo che chi vuole leggere i miei articoli lo può fare sulla rivista Nexus New Times, che è una rivista che è storica, che esiste da 26 anni ormai, e quindi una parte dei miei contributi bimestrali si possono leggere appunto su questa rivista, a quale abbiamo dedicato anche un'intera puntata con Tom, perché è veramente stato un pilastro nell'ispirare e nel dare l'input a migliaia e migliaia di persone che, grazie agli articoli di questa rivista, grazie alle ricerche di cui sono stati pionieri, in qualche modo un po' ha cambiato anche il corso del presente. Quindi in tempi non sospetti si erano già mossi per dare forza a chi si sarebbe opposto a quello che stiamo vivendo. Quindi io ringrazio Matt per questa nuova puntata che abbiamo fatto insieme. Come ti si può contattare per chi volesse? C'è il mio profilo Facebook, in realtà iperclonato, perché per una serie di censure che ho avuto, soprattutto nei 2 anni precedenti, praticamente reiterato la creazione di questo profilo. Comunque, Matt Martini, mi trovate su Facebook, o Matt Martini Reloaded, il secondo profilo di backup, diciamo, più usato. E quindi poi chi vuole può seguirmi anche sul canale Telegram Il Veritiero, e la trasmissione Nexus Reloaded sul canale YouTube di Nexus Edizioni, che adesso al momento è sospesa per una pausa estiva, forse a fine agosto riprenderemo insieme a Tom questo format che stiamo portando avanti, che settimanalmente fa un'analisi ragionata dei fatti della settimana. Sono anche fan della rubrica non rubrica, i commenti di Matt sotto il post delle celebrità mainstream, perché anche lì devo dire che regali emozioni, quindi Matt, anche è una rubrica molto gettonata negli ultimi tempi, sì. Devo ecco. Dire che mi piace molto le risposte di Matt o cose di questo tipo. Un abbraccio a tutti voi che ci avete scelto, commentate anche qua sotto con gli spunti, riflessioni, quello che vi ha colpito, e anche le domande che vi fa sorgere, i collegamenti che fate, perché è un gran bel pubblico e ci aiuta anche, è bello alle volte vedere quello che ogni puntata può far scaturire in chi ci sceglie, chi ci guarda tutte le settimane. Cercate, facciamo finta che su Telegram, su TikTok, su Instagram, su Facebook, un po' su tutti i social, anche su Twitter, quindi andiamo anche in territorio nemico a vedere un po' quello che accade. Grazie a Giovane Mesbet che ci ha diretto in regia. Un abbraccio agli abbonati, sostenitori, veterani, ai nuovi arrivati, l'appuntamento con noi e alla prossima puntata con il consueto Hare Krishna. Grazie Matt.